Ciao, sono William Bisacchi e oggi voglio parlarti di posa in opera. La posa in opera è un argomento difficile da trattare, ma cercherò di farlo con parole semplici. Parto subito dal concetto di posa in opera. Ora, esiste la posa in opera che io chiamo tradizionale, perché si è sempre fatto così, che è quella fatta di silicone, un po' di schiuma e quattro viti. Poi c'è una posa in opera con il sistema Bisacchi, che è una posa in opera professionale, a norma e garantita. E cercherò di farti vedere le differenze tra le due pose in opera e perché dovresti scegliere il sistema Bisacchi. Questa è la simulazione di un muro, siamo nella zona interna, questa invece è la zona esterna, dove potrebbe esserci la tua tapparella, la tua persiana, il tuo scurone. Sono tre i principi sul quale si basa il sistema Bisacchi. Il primo principio è quello più importante. È una tecnologia che viene installata nel lato esterno con un nastro, uno speciale nastro, che ti permette di avere la certezza che anche quando ci sarà un temporale molto forte non avrai nessuna infiltrazione in casa, quindi tenuta all'acqua ma anche tenuta all'aria. Poi, secondo principio, il lato centrale della posa, quindi nel centro dell'infisso, tra infisso e controtelaio, viene installato un secondo nastro, questa volta multifunzione, che permette di avere un isolamento termico e acustico al pari con l'infisso che vai a scegliere. Questo isolamento termico-acustico di base è già superiore a qualsiasi infisso che è presente sul mercato, quindi non c'è nessun problema. Lato interno, molto molto importante, una barriera al vapore. Questo è il terzo principio. Il vapore che si forma all'interno di tutte le case, in inverno soprattutto, questo vapore non deve entrare nel giunto di posa, per questo c'è questa barriera al vapore. Col montaggio tradizionale, quindi senza barriera al vapore, il vapore entra dentro il giunto, più va verso l'esterno, più trova delle zone fredde, trovando zone fredde si condensa. E questo è uno dei principali motivi per il quale col montaggio tradizionale molti infissi hanno il perimetro ricoperto da muffa e da condensa. Ci sono degli altri aspetti molto importanti del montaggio, uno è il fissaggio meccanico. Il fissaggio meccanico intendo le viti o i tasselli che vanno a bloccare l'infisso al tuo muro. Dico al tuo muro perché anche se c'è il controtelaio, la vite e il tassello deve prendere nella parete, non può prendere solamente nel controtelaio o prendere quando si fa una sostituzione solo nel vecchio infisso, come fanno in molti. Questo tipo di fissaggio meccanico va progettato all'inizio, va disegnato su delle tavole di posa, verificato se è sufficiente e va dato al posatore che andrà a posare. Non è il posatore che deve andare ad occhio a decidere il tipo di fissaggio. È importante per due motivi. Il primo è per non avere problemi di manutenzione frequente. Se l'infisso non è stabile, tenderà a calare, sarai costretto a registrare spesso i tuoi infissi. Il secondo motivo è invece di carattere di sicurezza, sicurezza alle frazioni, agli abitanti della casa. Se il fissaggio non è abbastanza robusto, corro il rischio che questa finestra, in una situazione di emergenza, come potrebbe essere una donna delle pulizie che pulisce un'anta aperta, scivola dalla scala, si aggrappa all'anta. E la finestra non è in grado di tenere sul peso della finestra del vetro e della persona che si è aggrappata sopra. Questo va sempre calcolato. E un'altra cosa importante sulle garanzie è farsi mettere sempre in nero su bianco. Il sistema Bisacchi ha delle garanzie che nessun altro è in grado di dare. E ti voglio far vedere anche un piccolo bonus che hai resistito fino adesso. Questo è un sistema di montaggio tradizionale. Non concentrarti sul tipo di controtelaio metallico che non viene più utilizzato, per questo c'è un altro articolo che ne parlo di quanto sia importante il controtelaio termico, ma qui voglio farti vedere perché girandolo nello stesso modo come abbiamo ragionato prima, parte esterna silicone. Silicone all'inizio ti creerà una barriera al vapore dalla parte contraria, abbiamo detto che doveva essere dentro la barriera al vapore, essendo di fuori il vapore che entra troverà sempre chiuso perché il silicone è una forte barriera al vapore. E rientrerà dentro, quindi avrai muffa e condensa garantita. Nella parte invece centrale, dove bisognerebbe avere un isolamento termico-acustico, c'è un buco vuoto. C'è dell'aria non controllata come in un vetrocamera ad esempio, e l'aria non controllata non ha nessun isolamento termico e acustico. Quindi questo qui è un nodo di posa che vale veramente poco. Questa è la soluzione con il sistema centrale a nastro multifunzione del sistema Bisacchi. Questo qui permette di chiudere tutta la cavità tra controtelaio e infisso e di garantire questa prestazione nel tempo. Io posso muovere, vedete, il mio controtelaio
e questo nastro andrà a mantenere la sua elasticità per sempre. Quindi non farà come silicone che si stacca, ma sarà sempre garantito. Cosa devi fare adesso? Puoi leggere l'articolo e puoi compilare il form che trovi qui sotto e ti darò una consulenza, se vuoi anche più tecnica, con dei numeri alla mano, sul nostro sistema bisacchi. E continua a seguire i nostri video. Ci vediamo presto. Ciao!